qualcosa di memorabile nello scarafaggio di Yame Kiwan, il libro di cui vi vado brevemente a parlare oggi qui sul canale Gerundio Presente. All'interno di una bibliografia in cui non mancano grandi libri e anche qualche capolavoro, probabilmente non stabilisce nessuna pietra miliare col record, se non, secondo me, con la pigrizia. E devo dire che dopo l'ultima uscita del nostro Yame Kiwan sul sostegno a J.K. Rowling per la questione degli attacchi su Twitter e la sua visione escludente, uno si pone anche il dubbio, ma aveva proprio bisogno che io ne parli. Ma per fortuna questa non è una recensione positiva, bensì una stroncatura. Perché Lo Scarafaggio è un brutto libro? No, è un romanzo. È più un racconto lungo di quelli che puoi far apparire, che ne so, sul sito del Guardian, su New York, sulle riviste fighette, che ha uno spunto satirico, comico e che rivede all'incontrario però la metamorfosi di Kafka. E già qui ci avrei delle cose da dire, perché posto che uno può rielaborare e rivedere tutto quello che vuole, è un fatto che negli ultimi anni tra Amleto, la Metamorfosi, questo e quest'altro, Ian McEwan di idee sue ne abbia tirato fuori pochine. Poi, a voler essere veramente cattivi, basterebbe ricordare che nel caso più celebre Espiazione, anche in passato si è stato accusato di scopiazzare altrove, insomma, di non avere l'originalità come punto forte. Però bisogna anche dire che il nostro c'ha un'età e quindi ci sta che magari si è concentrato appunto su queste revisioni di classici piuttosto che tirar fuori lui un nuovo classico. Ok. E quindi prende la Metamorfosi da umano a scarafaggio e la inverte, e c'è tutta una serie di scarafaggi che lasciano il loro nido nelle pareti nascoste di Westminster e vanno a, diciamo, colonizzare i corpi con il loro inconscio, facendo uno scambio di anime, di coscienze, con il primo ministro e il suo gabinetto. Ovviamente questa è, diciamo, una presa caustica, satirica, sulla Brexit, che tenta di dare un senso a ciò che sembra assolutamente senza senso, azzardato politicamente e non solo, appunto mettendo questa figura degli scarafaggi e la teoria politica dell'inversionismo, che viene pian piano spiegata e che guida questi scarafaggi alla conquista del gabinetto inglese e di Downing Street, sostanzialmente del numero 10 di Downing Street. Ha un senso, certo, Yame Kiwan, se gli si può dare un merito, è quello di saper scrivere, quindi comunque lui la porta a casa. Però, forse se la crede un po' troppo. Nella postfazione racconta la genesi di questo breve racconto e cita ovviamente la Metamorfosi di Kafka, ma anche una modesta proposta di Jonathan Swift come punto di ispirazione e punto di partenza, no? Sostenere una tesi paradossale e politica come buona per irridere le svolte anche più sconcertanti della politica attuale. Bisogna dare credito a Ian McEwan, che non è il primo a tentare di tirar fuori un qualcosa che aiuti a comprendere meglio la Brexit o a portarla su pagine in letteratura, e nessuno è ancora riuscito a tirar fuori qualcosa con un grande senso. Anzi, abbiamo visto molti grandi scrittori più in difficoltà del solito. A mio modo di vedere, perché la Brexit è molto vicina e quindi serve veramente una mente geniale per abbracciarla letteralmente, tentare di darle un contesto, un commento, o di vedere addirittura nel futuro dopo. Mi viene in mente, per esempio, Autunno di Ali Smith, di cui vi avevo parlato, o anche l'ultimo Gio Le Carré. Sono prove non solo non riuscitissime, ma anche in cui questi autori entrano veramente in difficoltà e si capisce la complessità del tentare di rapportarsi con un presente così imprevedibile fino a poco tempo fa e così sconcertante, per certi versi estremo, per certi versi che ci fa rimpiombare nel passato, per certi versi assolutamente senza senso. Vorrei dire che anche in Italia ci abbiamo provato e ci siamo riusciti oppure no. Ma noi siamo saldamente ancorati ai nostri romanzi familiari, ai nostri romanzi mezzo biografici, ai nostri romanzi del ricco che guarda il povero con benevolenza, e del contemporaneo, dell'attuale, nei romanzi e o anche al cinema,
In pochissimi ci provano, qua e là si percepisce un tono compiaciuto di Ian McEwan che ti dice: oh, guarda che fine satira politica che ti faccio, portandoti nel dietro le quinte attraverso la coscienza di questi scarafaggi della politica inglese ormai dominata da queste persone senza scrupoli che provengono da Eton e che sono guidate, boh, così un po' per approssimazione, un po' per ego personale, un po' per sporche faccende economiche abbastanza illegali. Tra l'altro c'è anche una presa in giro di Trump piuttosto palese in questo libro. Però devo dire che da uno così acuto come lui mi aspettavo di trovare un qualcosa che mi facesse dire: ah cazzo che figata questa, ops, ah cavolo che figata questa cosa, non l'avevo pensata, o questa satira è veramente incisiva. E invece, diciamo, un po', sempre per rimanere nell'ambito italiano, un tipo di comicità livello Zelig Colorado, cioè non ha niente di questa cosa non ci avevo pensato, com'è ardito questo collegamento, com'è incisiva e cattiva questa giusta posizione che fa Ian McEwan fra scarafaggi primi ministri degli ultimi periodi del Regno Unito e realtà. Sono, diciamo, prese in giro, adesso avrò la sindrome di quello, vabbè, ma i tagli nella tela di Fontana potevo farli anch'io. Alcune battute su Twitter superano a destra. Non ho trovato niente di veramente caustico, di veramente forte, di veramente inventivo. Sembra un po', e questo mi fa venire in mente anche Machine Like Me, l'ultimo di Ian McEwan, quando arriva il solito trombone in una certa età che ti viene a spiegare i pericoli della rete, i pericoli della politica contemporanea, e pensa di aver capito tutto, lui di essere acutissimo, mentre tutto sommato c'eravamo un pochino tutti arrivati. Mi ha dato questa impressione e devo dire che anche in lettura, vabbè, si legge in un'oretta, mi ha lasciato davvero poco. Tra l'altro ho trovato anche un po'... c'è tutta una parte dedicata a un'accusa stile Me Too, diciamo, che poi si risolve come una sorta di diffamazione. E effettivamente quello è forse il momento in cui ardisce, diciamo, entra in un territorio un po' controverso. Però ecco, in questo tipo di libro buttare dentro questo argomento proprio sotto quel punto di vista di diffamazione e utilizzo politico, cioè, può essere veritiero, non sto dicendo questo, però l'ho trovato un po' gratuito e insomma se ne poteva anche fare a meno. Secondo me non è che sconsiglierei di leggere lo scarafaggio, di certo non ci ha portato una visione che ci aiuterà a capire la Brexit e dove andiamo a parare. Sono cose risapute, basta leggere un po' i giornali su quello che succede in Inghilterra, su l'arachide politico un po' spiegabile in cui si è andata a ficcare l'Inghilterra, e quindi Ian, cioè, grazie, ma tutto sommato ne facevamo anche meno. E questo è quanto avevo da dire. Incredibile, c'è così poco da dire che ho già finito persino io. Che voi siete d'accordo con me oppure no, spero che questa recensione vi sia stata utile e oppure vi abbia divertito. Se avrete voglia di sentire delle altre, avere altri consigli di lettura, vi basta spulciare questo canale oppure iscrivervi. E come sempre io vi auguro buone letture e vi saluto caramente. A presto. Continuo a pensare a quella sigla dei cartoni animati: scara 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 faggi scara 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 faggi scara 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 faggi, non potete capire.